Bentornati in officina Autobox, oggi siamo qui con una Forcuga, monta un cambio automatico PowerShift, la macchina ha 66.000 km ed è importante fargli la manutenzione del cambio automatico, soprattutto sui PowerShift che nella serie di doppia frizione sono i più delicati. Qui abbiamo il nostro filtro olio che adesso andiamo a sostituire, abbiamo l'olio e ora andiamo a svitare e scaricare l'olio. Ah, questo cambio ha due tappi di scolo, questo qua è il primo. Qui se ne fa un uso città, quindi conviene sostituirlo. Ah, questo è il nostro olio, ricordiamo a 66.000 km. E qui abbiamo già un po' di morchia metallica e anche un po' di trucioli di plastica. Ora andiamo a scaricare, aprire il secondo tappo. Vediamo anche qui se abbiamo morchia metallica o trucioli di plastica. Smontiamo il filtro olio, che è in una posizione molto poco felice. Mamma mia. Wow. Questo qua è il nostro filtro. Guarnizione vecchia, buttata via, montiamo la guarnizione nuova, filtro nuovo e possiamo rimontare tutto. Tolto anche la guarnizione, ora possiamo andare a montare. Rimontiamo i tappi. Questo è l'olio della seconda coppa. Anche qua molte limature metalliche. Adesso dal video non si vedono tantissimo, però ci sono. E qualche pezzettino di plastica è rimasto. 66.000 km, condizioni del filtro e condizioni dell'olio. Abbiamo caricato già 5 kg d'olio, adesso carichiamo il sesto. Il cambio tiene 7,25 kg, ma probabilmente non si è scaricato tutto. Quindi adesso dovremo andargli a fare il livello con la vite posta sopra il semiasse. Dobbiamo accendere la vettura, svitare la vite di livello e riempire fino a che praticamente non esce l'olio da lì. Ricordiamo che PowerShift va tagliandato ogni 60.000 km, in questo caso per fortuna Ford lo prevede. Non su tutti i Ford, ahimè, è previsto, però questa è la manutenzione consigliata.